Grazie. Grazie Luigi. Ieri, un attimo solo, grazie, grazie. Grazie. Ieri riflettevo su una cosa. Grazie. Mi togliete per favore il megafono. Ragionavo su una cosa. Come ho detto alle piazze scorse, come? Mi sentite ora? Si può alzare un po' il volume? Come dissi l'altra volta davanti a Montecitorio, queste piazze sono simili alle piazze che ci furono i giorni della rielezione di Napolitano. Dentro il palazzo, politici arroccati, abbullonati alle poltrone, che sentivano la loro fine politica avvicinarsi a passi da gigante, e al di fuori un popolo composto da cittadini poi di varie schieramenti politici, che chiedevano soltanto un po' di democrazia, chiedevano allora un Presidente della Repubblica degno e chiedono oggi la possibilità di scegliersi deputati e senatori. Molto simili. Non dimenticherò mai, quando venne rieletto Napolitano, l'abbraccio quasi liberatorio, il boato da stadio che ci fu all'interno della Camera dei Deputati, chiaramente dall'ala sia del centro-sinistra che del centro-destra, perché Napolitano venne votato anche da Berlusconi. E noi, ero di fianco a Paolo Taverna, noi avevamo dentro veramente una sensazione di, allora, anche di impotenza, nonostante avessimo di fatto vinto le elezioni qualche settimana prima, perché non vi dimenticate che alla Camera dei Deputati il Movimento 5 Stelle ha preso più voti di tutti, ma non abbiamo la maggioranza, perché quella maggioranza se la sono beccata quelli del Partito Democratico in virtù di un premio di maggioranza successivamente bocciato dalla Corte Costituzionale. Cioè tutto è frutto di una legge illegale, tutte le leggi che sono state approvate sono leggi truffaldine. È incredibile, poi si lamentano quando utilizziamo toni forti. Ah, tutto il sistema ci dovrebbe, tutto il paese ci dovrebbe ringraziare, perché il movimento è riuscito a incanalare in un percorso meraviglioso di partecipazione, di politica, come oggi, una rabbia, un'indignazione sane e sacrosante da parte del popolo italiano, perché non c'è mai stato un incidente quando il Movimento 5 Stelle scende in piazza e parlano di violenza. I violenti e i golpisti mascherati da parlamentari sono loro. I violenti si abbracciarono il giorno della rielezione di Napolitano, come si sono abbracciati qualche giorno fa alla Camera quando è passato il Rosatellum. Cioè si abbracciano solo quando approvano una legge che consente di costituire un Parlamento di nominati. Noi ci siamo abbracciati, io e Luigi ci siamo abbracciati in aula una volta sola, quando prima dell'estate sono stati aboliti alla Camera dei Deputati, grazie all'opposizione del Movimento 5 Stelle, i vitalizi. Pensate alla differenza. C'è chi si dà un abbraccio quando taglia uno sceno e medievale privilegio, e chi si abbraccia convinto di essersi di nuovo salvaguardato alla poltrona e di essersi di nuovo mantenuto in vita politicamente in quel palazzo, che è un palazzo ormai esclusivamente del ricatto incrociato. Perché prima Luigi parlava benissimo sulla Sicilia e legava la Sicilia ha un tema chiaramente politico oggi che riguarda anche la legge elettorale. Ma io vi dirò di più, io ho capito una cosa, l'accelerazione che c'è stata nei confronti di questa legge che consente ai segretari di partito di nominarsi e quindi di tenere sotto ricatto parlamentari e senatori è estremamente legata all'esito che ci sarà alle elezioni regionali. Qual è il ragionamento che ha fatto Renzi? Io comunque arriverò terzo e sarà una debacle, una Caporetto sconvolgente per il mio partito. Dato che arriverò terzo e dopo mi scoppierà il partito, perché tutti contro di me si lamenteranno, succederà quel che succede sempre al Partito Democratico, meglio ottenere un'arma di ricatto politico subito per poter ricattare e azzittire i miei parlamentari con il rischio di non rinominarli. Pensate a che livello veramente osceno arrivano i segretari di partito, è arrivato questo duccetto, questo bulletto che vale veramente 4 lire, questo bulletto che dovunque va riceve contestazioni, esce dalle uscite secondarie delle stazioni,
dovunque le riceve, copia qualsiasi cosa. I treni l'abbiamo fatti noi, ora farà pure il vaffanculo dei, vedrete, vedrete. Reddito di cittadinanza, tutto copiano. Però dice bene Luigi, a questo punto basta, che ci possiamo più avere gli alibi, basta. Perché io ne ho le palle piene degli italiani che si lamentano, ne ho le palle piene. Basta. In Sicilia uno nella lista di Musumeci, non nella lista di Forza Italia, che te li aspetti gli arrestati e i condannati in lista di Forza Italia. Cioè, se non ci fossero ti stupiresti. Una nella lista di Musumeci, come si chiama sta lista? Diventerà bellissima. Si è scoperto ieri che era stato condannato a febbraio a 4 anni di carcere, poi arrestato nel 2009. No, perché Musumeci, quando gli hanno fatto la domanda sugli impresentabili, poi gli impresentabili perché li presentano? Perché c'hanno pacchetti di voti, no? È evidente. Cioè, non è che li presentano gli impresentabili perché vogliono mostrarsi impresentabili. Candidano persone, anche se c'hanno condanne, indagini, capi d'accusa, lunghi chilometri, perché gli possono portare pacchetti di voti. Questo è il meccanismo. Assolutamente, scusate. Aspetta un attimo, abbi pazienza. Toglietevi, avevo preso il ritmo, santa pazienza. Ma questo che è stato condannato sta nella lista di Musumeci, quindi qualche settimana fa Musumeci diceva non li votate, allargava le braccia, no? Diceva non li votate gli impresentabili, anche se stanno nelle liste che mi supportano, non li votate, come dire io sono pulito, sono loro impresentabili, non li votate, votate me. Oggi conosciamo che è stato condannato a 4 anni di carcere uno nella lista di Musumeci. Che dovrebbe fare Musumeci? Incrociare le braccia, mettersele a mo' di preghiera e chiedere scusa e dire non votate me, perché io neanche sono in grado di scoprire appunto la presenza di un condannato nella mia lista, figuriamoci se sarò in grado di amministrare la Sicilia, che già c'ha 5 miliardi di euro di debiti, la Sicilia, quello è l'emblema. Prima di Crocetta ci sono stati, Crocetta fallimentari, 2 presidenti in Sicilia, uno lombardo che è stato condannato a 2 anni per voto di scambio e l'altro Crocetta che si è fatto 7 anni di carcere per favoreggiamento a Cosa Nostra, scusate, e l'altro Cuffaro che si è fatto 7 anni di carcere per favoreggiamento a Cosa Nostra, gli ultimi 2 presidenti prima di Crocetta, ci rendiamo conto? E non è tempo di cambiare. E allora dice bene Luigi, noi dobbiamo prendere questo sistema a picconate e possiamo farlo con il voto. E vincere in Sicilia sarebbe una prima enorme picconata che non si dimenticheranno mai, perché gli tagliamo i vitalizi, perché faremo vedere al paese intero che quel che faremo in Sicilia lo faremo anche qualora dovessimo arrivare al governo di questo paese. Immaginatevi questa situazione, per quello sono terrorizzati, per quello dovevano blindare la legge elettorale, dotare i segretari di partito di questo immenso e osceno potere ricattatorio prima dell'esito delle elezioni siciliane del 5 novembre. Questo è il meccanismo. E diceva bene Beppe prima, oggi un popolo intero che un tempo era addormentato, perché anch'io ero anestetizzato dal sistema mediatico, li vedevo nei talk show litigare, prendevo magari le parti di uno o dell'altro, poi ho avuto il privilegio, tra virgolette, di vederli in faccia e di vedere in questi 5 anni quel che sono capaci di fare al di fuori degli studi televisivi che ancora li tengono in vita. Hanno una paura enorme, perché questo popolo, milioni di italiani, non sono più sotto metadone, non sono più sotto anestesia, si sono svegliati. Dice bene Luigi, queste bende ce le possiamo togliere e ce le siamo tolte in questi anni. Abbiamo riempito questa piazza e riempiamo tutte le piazze in Italia e riempiamo le piazze in Sicilia e sabato saremo a Catania e domenica saremo a Palermo e continueremo in questi giorni. E Luigi, è stato veramente commovente il modo in cui si è speso per le elezioni siciliane, commovente. Ti avrei voluto dare molta più mano in queste ultime settimane, lo so, però ci ho avuto delle nottate complicate, complicate. È stato commovente questa persona, che si merita tutto quello che si sta meritando, soprattutto per il principio di abnegazione, perché si è speso e si è dedicato alla causa dei cittadini italiani in un modo incredibile. Ci siamo sempre, abbiamo sempre tirato la carretta, sempre, lui l'ha fatto sempre, io ce l'ho messa tutta. Veramente, te lo meriti tutto, Luigi, te lo meriti tutto. Coraggio.
ancora una cosa, non è che io abbia li ho visti in questi anni, per cui so, come diceva Luigi appunto, che al peggio non c'è mai fine quando si ha a che fare con la partitocrazia, però non lo so, non è che voglio fare appelli perché non li faccio, però voglio soltanto ricordare una cosa al presidente Mattarella, anzi due cose al presidente Mattarella. La prima, che quando Mattarella era deputato della Repubblica, i senatori, complimenti. Quando Mattarella era deputato della Repubblica e Berlusconi stava facendo a colpi di maggioranza una riforma costituzionale, Mattarella prese la parola alla Camera dei Deputati e disse: è vergognoso. Ricordò la Costituzione approvata dai padri costituenti, ricordando che anche se si scontravano tra loro democristiani contro socialisti, socialisti contro democristiani, democristiani contro comunisti, democristiani, non muoiono mai, ce ne stanno ancora dovunque i democristiani, dovunque. Comunque approvarono una Costituzione assieme e Mattarella diceva: non si possono scrivere le regole così importanti da soli, non si può violare il Parlamento in questo modo, non si possono violare le opposizioni. Lo disse Mattarella quando era deputato della Repubblica qualche anno fa di fronte a una riforma costituzionale del governo Berlusconi. Oggi Mattarella si deve ricordare di quelle parole. Mi piacerebbe proiettare un video con Mattarella sul Quirinale. Questo occorrerebbe fare, ricordare a Mattarella di fare il Mattarella. Mattarella già ha firmato una volta una legge incostituzionale, illegale, truffaldina, che si chiamava Italicum. L'ha firmata, nonostante il Movimento 5 Stelle avesse presentato delle, si chiamano pregiudiziali di incostituzionalità, ovvero degli atti in cui c'era scritto che quella legge era incostituzionale. Ah, dicevano, ma vi favorisce. Ma lo capite che in questo paese c'è qualcuno che prima di pensare alla propria convenienza pensa alla bontà della legge nei confronti del cittadino italiano? E per quello votammo contro. Mattarella l'ha firmata e si è sbagliato. Il Presidente della Repubblica si è sbagliato. Già una volta ha firmato una legge incostituzionale. Dovrebbe stare molto attento a rifirmare per la seconda volta una legge incostituzionale, elettorale. Sarebbe il primo presidente nella storia della Repubblica italiana aver firmato per due volte due leggi elettorali illegali, incostituzionali e truffaldine. Io mi auguro, Vox Populi, io mi auguro, grazie, io mi auguro che ci pensi molto molto bene, perché è diritto per il popolo italiano potersi scegliere i rappresentanti, perché lo dico ancora una volta, a tante persone non gliene frega niente la legge elettorale, io li capisco pure, neanche noi ne abbiamo mai fatto enormi battaglie, abbiamo girato l'Italia parlando di reddito di cittadinanza, di sostegno alla piccola e media impresa, di questo benedetto conflitto di interessi che ci hanno rotti i coglioni per 20 anni e non l'hanno mai risolto, di legge anticorruzione, perché la corruzione è la principale arma in mano alle mafie, oggi le mafie mettono i loro uomini dentro le istituzioni della Repubblica, a cominciare dal Parlamento. Abbiamo parlato di tutto, ma oggi occorre far capire che produrre un Parlamento di nominati è esattamente il modo per produrre leggi di merda, perché le leggi verranno fatte da coloro che rispondono ai segretari che li nominano e non al popolo italiano che di fatto non li elegge. Però in Sicilia si voterà. Però andremo al voto, come dice Luigi, come ricordava Luigi in precedenza. E poi quando si fanno i conti dipende soltanto da noi, perché se riusciamo a moltiplicarci in ogni modo possibile e immaginabile, se continuiamo ad informare, a crescere come comunità in questo modo, con partecipazione straordinaria, allora aumenta pure il loro terrore. Tutte le loro mosse in questi 5 anni sono state condizionate dal terrore che avevano nei confronti del Movimento 5 Stelle. Qualsiasi legge appunto hanno fatto, anche abolire per finta solo alla Camera i vitalizi, perché vogliamo vedere, perché non mettono la fiducia sull'abolizione dei vitalizi anche al Senato, perché non fanno questo? No, avevano paura, togliamogli un'arma elettorale, ragionano in questo modo, non a risolvere un problema, togliamo un'arma elettorale al Movimento 5 Stelle, sono loro gli unici nemici, sono loro i nostri nemici, assolutamente sì, siamo orgogliosi di essere i loro nemici, orgogliosi, ma dipende soltanto da noi, ce l'abbiamo fatta in tante città,
e ci becchiamo debiti che hanno lasciato gli altri, e questo avverrà anche in Sicilia qualora dovessimo vincere, perché la Sicilia è indebitata di oltre 5 miliardi di euro. Ma ce la possiamo fare? Pensate che cosa potrà significare il 5 sera vincere in Sicilia e dare all'Italia la prima regione amministrata dal Movimento 5 Stelle? Pensate che prima picconata che daremo a questo sistema ignobile partitocratico che ci governa. Pensate, dipende soltanto da noi, abbiamo un potere immenso. Svegliamo qualche altra coscienza, togliamo la benda dagli occhi di tanti italiani purtroppo ancora addormentati dal sistema e dal sistema mediatico che tende ad anestetizzarli. Continuiamo ad informare, a partecipare. Non gli dite, come diceva Luigi, di votare il Movimento 5 Stelle. Diteli, venite con noi, perché oggi qua in piazza migliaia di persone sono venute con noi e dobbiamo esserne tutti estremamente orgogliosi. Grazie a tutti. Viva il Movimento 5 Stelle!